riguardo le palle gol, penso che noi abbiamo avuto sicuramente un maggior numero. Loro non hanno mai tirato in porta, a parte nell'occasione del gol. Però va bene così, alla fine, per come si era messa la partita dopo l'espulsione di Martinelli, direi che è andata anche abbastanza bene. Io penso entrambe. Allora, prima di tutto c'è il rammarico perché magari potevamo essere in Serie A almeno per una notte. Però è un altro punto da aggiungere nella nostra corsa per la salvezza, che rimane il nostro obiettivo principale. Soddisfatti della prestazione? Sì, assolutamente, assolutamente. Potevamo sognare e vederci in Serie A per una notte, però va bene così per come si era messa la partita con l'espulsione di Martinelli. Poi per fortuna è stato ristabilito il numero in campo e è andata bene così. La mia prestazione è normale, normale. Io penso che il gol a Bielanovic abbia fatto un bel gol e per il resto normale amministrazione, penso. I miei compagni bene, i miei compagni soprattutto verso la fine hanno sofferto, nonostante forse abbiano sentito un po' di stanchezza dopo appunto l'espulsione di Martinelli. Essendo rimasti con un uomo in meno per un po' abbiamo sofferto, però abbiamo retto benissimo. Bressan ha fatto una grande parata su Garufo e ci ha tolto la vittoria. Sì, dopo sono scivolato, però c'è stata una spinta da parte del giocatore che mi ha fatto pure scivolare, ma ho sentito proprio poggiare la mano, non so, o il gomito sulla mia schiena. Dopo, successivamente, sono scivolato, però prima mi ha spinto, però questo lascia il tempo che trova, nel senso è andata sulla faccia, la palla l'hanno crossata, e hanno fatto gol di testa, però va bene così. Diciamo che sui falli mezzi e mezzi oggi non eravamo fortunatissimi con l'arbitro, però questo non deve essere un alibi per noi, nel senso abbiamo creato tanto gioco, abbiamo creato tante occasioni, forse oggi non siamo stati bravi a chiudere la partita, però ragazzi, cioè non dimentichiamoci che di fronte avevamo una squadra come il Varese che è stata costruita per le zone altissime della classifica, perciò va bene così, prendiamoci questo punto e guardiamo già martedì la partita di La Spezia, che è un'altra partita difficilissima. Sì, forse abbiamo sbagliato qualcosina nell'ultimo passaggio, però la squadra è sempre stata propositiva, anche quando è rimasta in 10 ha cercato di andare a pressare, ad attaccare, di giocare con spensieratezza, perché alla fine noi non abbiamo nulla da perdere, giocavamo contro dei giocatori importanti, perché dall'altra parte non dimentichiamoci che ci sono giocatori di valore, Plasi, Neto Perrera, non sto a nominare tutta questa gente, Vierano, perciò noi credo che abbiamo fatto un'ottima partita, peccato per il risultato, ma le azioni il Trapani le ha create, è stata propositiva, peccato per quell'azione del gol che ti ho già detto com'è andata, nel senso poteva fischiare a fallo, magari ha visto dopo che io sono scivolato e lui ha pensato è scivolato solo, però siccome è stata in prima persona su di me, io la spinta o il braccio o la mano non l'ho vista, però qualcosa che lui si è appoggiato sicuramente è stato, però va bene così. Va bene così, prendiamoci la prestazione, il punto che è importante e continuiamo su questa strada con questa mentalità. Diciamo che al 90% abbiamo già vinto il nostro campionato, che era quello che ci siamo prefissati tutti sin dall'inizio. Voi, tutta la gente che segue il Trapani, credo che probabilmente metteva la firma in una situazione del genere già a marzo, perciò siamo tutti contenti, felici, però il Trapani lo sappiamo, ormai ho solo la mentalità che c'è questa squadra, che c'è questa città, perciò andiamo in campo e cerchiamo di ottenere sempre il massimo. Poi prima lo otteniamo la salvezza, meglio è, però andiamo avanti, ci sono ancora tante partite, togliamoci delle soddisfazioni, poi da qui al fine campionato vediamo dove arriviamo.